Ciao tesori, ciao tesorini belli, ciao 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 ciao. Eccomi qua a registrare questo video dopo aver fatto un sondaggio in community nel quale vi chiedevo se foste interessati ad un video show and tell misto story time sulle mie ricchissime Barbie. Ops, la sedia cigola, devo stare attenta a come mi muovo. E la maggioranza di voi ha scelto di vedere questo video, per questo io adesso mi trovo a registrarlo, anche se chissà quando lo vedrete, perché la mia programmazione è un po' complicata, quindi da che faccio il sondaggio a che esce il video spesso passa un po' di tempo. Ma prima di entrare nel vivo e di mostrarvi le mie Barbie poverine come le ho ridotte, voglio invitarvi a lasciarmi un like per sostenere il canale e per far capire a YouTube che questa community è bella attiva e presente. E se non siete iscritti, vi invito ad iscrivervi, in modo da non perdere i prossimi video che farò. Quindi cominciamo subito, entriamo nel vivo, sigla. Ho tutte le mie Barbie e anche Big Jim qui in questa ciotola perché ho provveduto a lavarle tutte e sono state per tantissimi anni in un baule, prima ancora erano in soffitta a casa di mia madre, sono state per un bel po' nel dimenticatoio, poi le ho messe in questo baule nella mia rimessa e sono state lì per tanto tempo, infatti l'odore è un po' di vecchio, il classico odore di roba vecchia dei bauli. E quindi ieri le ho lavate tutte per benino, anche con la candeggina, perché il timore di portare in casa roba contenente muffe c'era. E c'erano anche dei vestitini che vi farò vedere dopo e le andremo a vestire. Mi dispiace perché sono tutte, solo una un po' meglio, ma sono tutte conciate in modo pessimo perché lavori assurdi che mi avete visto fare sui miei capelli, sappiate che prima da bambina li ho fatti alle Barbie. Sono tutte così, con la testa rasata praticamente, perché gli tagliavo i capelli, li coloravo, gli facevo di tutto e poi alla fine si arrivava a questo. Questa è la mia Barbie più vecchia in assoluto, questa è una Barbie degli anni 70. Vedere il visino da vicino. Era la classica Barbie, molto semplice e abbastanza androgina, vedete? Proprio tipica del gusto degli anni 70, questa forma così androgina e il viso sorridente, simpatico. Purtroppo la testina dietro è un po' rotta. Braccia sono, vedete, dritte, rigide. Le gambe però si piegavano, sentite gli scrocchietti, eh? Non si sentono molto, non so se adesso sì. Ecco, questa praticamente aveva comunque la possibilità di piegare un po' le ginocchia. Devo stare attenta perché la gomma è talmente vecchia. E poi vedete, le si girava il busto in questo modo. Ovviamente i capelli ce l'aveva. Questa Barbie non mi è stata comprata perché hanno iniziato a comprarmi le Barbie quando ero più grandicella. Questa mi sembra me l'abbiano regalata verso quando
quando avevo sui 6 anni ed è stata l'unica Barbie per un bel pezzo, me la regalò una ragazza più grande di me che era al mare. Io quando ero piccola andavo al mare con i miei genitori e con la mia nonna, prendevano di solito un appartamentino in affitto per un mese, perché all'epoca non era come adesso, cioè non si andava mai a fare weekend o gite troppo lunghe, ma le vacanze erano belle, sostanziose, e prendevano un mese la casa e ci stavano 15 giorni i miei genitori e 15 giorni la mia nonna, per farmi stare al mare. E si prendeva questo appartamentino da una vecchia zitella, all'epoca si diceva così, molto particolare, che veniva chiamata la signorina. Era un personaggio che aveva una tartaruga che si chiamava Palmira. Accanto alla casa di questa signora c'erano due appartamenti, uno sopra l'altro. E questa ragazza, quando noi eravamo nell'appartamento al piano terra, sopra c'era questa famiglia, mi sembra di Firenze, e c'era questa ragazza più grande di me che aveva queste Barbie e questa me la regalò. Quindi questa è la prima Barbie che ho avuto. Dopo la vestiamo. I vestitini lasciano molto a desiderare. Poi, io in ordine esatto non ricordo bene come sono arrivate queste bambole, ma la sensazione è che prima delle altre Barbie sia arrivato lui. Big Jim. Anche questo non mi è stato comprato. Credo che me l'abbia dato o usato qualcuno, non ricordo di preciso chi, però ecco, sono sicura che non mi è stato comprato. E all'inizio non era così malandato, però la gamba l'ha persa quasi subito, addirittura io gliele levavo tutte e due per praticità, perché questa ogni tanto gli cadeva, e quindi io Big Jim lo tenevo così, e avevo una gonna bellissima che purtroppo non ho più, una gonna proprio stretta e poi andava giù larga tipo di raso, un viola bordeaux con una fantasia tipo a tulipani gialli. A me piaceva molto questa gonna, era proprio una gonna apposta per le Barbie e io gliela mettevo in lui. Lo so ragazzi, qualcuno potrà pensare che era una bambina disturbata, ma oggi come oggi una cosa del genere probabilmente verrebbe vista con occhi diversi. All'epoca forse veniva vista un po' strana, un po' tanto strana, però non aveva le gambe. Io gli mettevo questa gonna, poi gli avevo messo questo collarino che mi piaceva, non so per quale motivo, e ce l'ha ancora, che non è altro che un classico nastrino di quelli che si fanno gli incarti dei regali che si tirano e fanno il riccio. E quindi questo era Big Jim, che è parecchio malandato, vedete qui ha il gomito rotto, quindi si vede la cartilagine. E Big Jim faceva questi classici movimenti, se gli si metteva il braccio su, si premeva dietro e muoveva il braccio. Muoveva solo questo di qua, mi sembra solo il destro. Vedete, qui dietro c'era proprio il meccanismo per fargli muovere le braccia. Rimettiamogli la sua gamba. Mi dispiace davvero tanto di non avere più. No, l'ho messa alla rovescia. Di non avere più quella gonna perché era veramente bellissima, ma io ci giocavo, non ci facevo assolutamente caso. E questo, vedete, queste braccia sono un pochino macchiate, mi è venuto il dubbio che avesse preso la muffa, e però ieri con la
la varichina non sono venute più di tanto, quindi non so, forse non è muffa, non ne ho idea. E questo è Big Jim. Poi, dopo Big Jim, credo che forse mi sono arrivate, forse avevo qualche altra Barbie che chissà che fine ha fatto, potrei averla anche regalata, perché c'è stato un periodo in cui comunque anch'io poi mi disfacevo delle cose e le regalavo magari a volte a chi ne aveva bisogno, insomma. E può darsi che queste abbia tenuto solo queste e altre le abbia date, io non ricordo, sono passati tantissimi anni. Credo che dopo Big Jim sia arrivata Skipper. Questa era la sorellina adolescente di Barbie, che mi piaceva, la volevo, e questa invece mi è stata proprio comprata, che all'epoca non è come ora, nel senso che ora volendo anche una Barbie basic costa sui 10 euro in un centro commerciale. All'epoca anche le Barbie meno costose non è che costassero così poco. Quindi, insomma, in casa mia i miei non è che navigassero nell'oro e quindi si faceva del nostro meglio. Non mi hanno mai fatto mancare niente, però ecco, non che abbia avuto tanto di tutto il superfluo. E niente, questa è Skipper che ha fatto la stessa fine di tutte le altre, cioè anche a lei. Taglia, taglia, guarda che a che lavoro che siamo arrivati. Questa un po' di capelli ce l'ha, poverina, ma povera stella. E anche questa dopo proviamo a vestirla se rinfilo i vestitini. Questa invece è una Barbie che ha una storia un po' più particolare. Non ricordo esattamente di che anno fosse, comunque qui siamo già negli anni 80 e questo è stato un regalo di Natale, che questa non funziona più un granché, vedete. Allora, nuda è decisamente orrenda, poverina, perché ha proprio per farle muovere le spalle, esteticamente qui è proprio bruttina, bruttina. Questa negli anni 80, quando uscì, fu una Barbie famosissima che volevano tutti. Era quella con i capelli lunghi, lunghi fino ai piedi praticamente. Aveva questi capelli lunghissimi, bellissimi, e la desideravo tantissimo. E questa mi ricordo che me la regalarono proprio per Natale, non mi ricordo dietro quale ricatto, perché quando ero piccola io usava così: se prendi questi voti ti faccio il regalo, se fai questo ti faccio il regalo. Per l'educazione attuale, si sa benissimo che non sono, motivazioni buone per fare un regalo ad un figlio, ma all'epoca usava così. La pedagogia non era così avanzata e soprattutto i genitori non erano così informati. I miei genitori hanno sempre fatto del loro meglio con le risorse che avevano. Quindi sicuramente feci qualcosa di buono per meritare questa Barbie. Guardate, aveva di particolare che le si snodavano anche le manine, vedete? Che si muovono. Ovviamente le si piegano le gambe. E anche questa, proprio con il fatto che aveva questi capelli meravigliosi, lunghissimi, ha retto abbastanza, però poi a un certo punto ho cominciato a tagliarli e anche questa ha fatto questa fine. Poi qualcuno che ha visto le foto sul vlog e su Instagram mi ha scritto: ma perché ha la faccia blu? Perché una volta che io ormai le avevo tagliato tutti i capelli corti e non mi piaceva, dissi vabbè, brutta per brutta, allora faccio la Barbie aliena. E con il pennarello
Le tinsi tutta la faccia di blu, pensando di migliorarla esteticamente. Ragazzi, certe cose non cambiano mai, l'indole delle persone alla fine, lo zoccolo duro rimane quello. Ho continuato a essere un po' così anche da adulta. Veniamo all'ultima Barbie, questa è quella più nuova. Diciamo che questa si salva perché di fatto con lei non ci ho giocato. Questa me la regalò la nonna Piera. E vedete, questa ha le braccia, a differenza di questa che è la più morbide, questa ha le braccia che si tirano su, non ha le manine snodabili. E sono di plastica rigida. Le gambe invece sì. Ah, volevo farvi notare che le Barbie anni 80 rispetto alla Barbie anni 70, guardate, sono molto più formose. Hanno più seno e i fianchi sono più larghi, la vita è più stretta. Come vi dicevo, proprio il gusto estetico era cambiato. Negli anni 80 andavano più le donne formose con un bel seno, con dei bei fianchi, insomma, meno androgine. E questa mi è stata regalata dalla nonna Piera quando io avevo già 13 anni, ero già grandina. È che adesso a 13 anni non giocano con le Barbie. Ai miei tempi, poi qui in provincia si cresceva un po' più tardi, non era come adesso, adesso c'è internet, ci sono i social, cioè noi si cresceva molto più lentamente, si diventava adulti, donne, ragazze molto dopo rispetto ad ora. E anche se poi alla fine non ci ho giocato perché non giocavo già più praticamente, però mi piaceva tanto e la nonna me la regalò. E questa aveva il suo bel vestitino, che infatti è l'unico vestito che si è salvato alla fine. Che cosa aveva di particolare? Questa Barbie aveva dei bellissimi ricci, che un po' gliel'ho tagliati anche a lei. Aveva dei ricci e poi c'era insieme una sostanza che gli veniva data e praticamente gli si stiravano i capelli, si lisciavano i capelli e poi quando si lavavano ritornavano i ricci. Ora erano un pochino più lunghi, diciamo che anche qui con le forbici ci sono arrivata, eh. Gli ho fatto questo taglio un po' selvatico, però se non altro non l'ho pelata tutta come le altre. Aveva questo vestito delizioso, guardate com'è bello, questo è veramente un chicchino, guardate, questo è proprio di cotone o finto cotone, non ricordo, con la manichina, insomma questo si è salvato. E andiamo adesso a vestirli, a vestirle tutte, anche Big Jim. Forse, non mi ricordo se hai vestiti Big Jim oppure no. Questo era proprio il suo, eh? Il vestito che era nella sua confezione. C'è il bottoncino automatico per chiudere. Che bellino. E questa è la più nuova, quindi si parla più o meno del 1983-84, non ricordo di preciso. E questa l'abbiamo vestita. Adesso qua ho altri vestiti. Perché poi anche i vestitini costavano tantissimo, ragazzi, quindi qualcuno me lo faceva la mamma. Questo era sicuramente di un'altra Barbie, che guardate, è tutto mezzo strappato, mezzo scucito. E siccome evidentemente mi sembrava troppo lineare,
questo pezzettino di trina qua mi sa che ce l'ho cucito io dopo, non lo so, non ne sono sicura. Io proverei a metterlo a lei, ma non credo che fosse il suo vestito originale, questo non credo proprio. Di lei ho la blusa del vestito originale, proprio di questa Barbie, di questa ne sono sicura che la blusa era sua, ma questo vestito proprio non credo fosse suo, comunque glielo mettiamo. Sì, vedete, proprio conciato parecchio male, tutto strappato. Sarebbe molto più carino senza quest'affare qua, ma non era suo, no, no, ne sono sicura. Questa invece, che è rimasta nuova miracolosamente, non si sa per quale motivo, guardate che bellina, questa era proprio la sua giacchettina, quella originale. E suppongo che avesse un vestito intonato, forse della stessa stoffa, proprio non me lo ricordo. Quindi andiamo a metterle la sua giacchettina originale, anche se questo vestito non è il suo. Perché poi che succedeva? Che i vestitini ci si scambiavano. E può darsi che il suo lo abbia scambiato, chissà con cosa. Cioè quando giocavamo ci si scambiavano i vestitini delle Barbie, si faceva proprio una sorta di swap party per le Barbie. Ops, riuscirà la nostra eroina a infilarle la giacchetta? Devo per forza, perché appunto era sua, quindi deve entrarle. Non so se riesco a trovare, magari se riuscissi a trovare le foto di come erano in realtà queste Barbie, mi piacerebbe. Poi tra di voi c'è un ragazzo, mi sembra, Bard, Astro Bard, no? Perdonami se ti storpio il nickname, che mi ha detto che fa collezione, proprio che ha una collezione pazzesca di Barbie. Com'era, come sarebbe stata bellina. Adesso è una povera disgraziata, certo, conciata così, che volete, poverina. Veniamo a Skipper. Dicevo, i vestitini costavano cari, quindi qualche vestitino me lo faceva anche la mamma. Qualcosa me lo faceva la mamma e qualcosa appunto si scambiavano, quindi ho preso della roba usata. Questo credo che fosse il vestitino originario di Skipper. Prendetelo col beneficio del dubbio. Comunque io mi perdo e stavo dicendo appunto che se riuscissi a ritrovare le stesse Barbie online nuove, mi piacerebbe. Se non c'è un problema di copyright, farvi vedere come erano davvero, però se c'è il copyright lo sapete che io sono molto molto attenta a non infrangere i diritti di autore di nessuno. Quindi, ecco, sì, questa era proprio la sua tutina originale. Guardate, bellina. La tutina di Skipper. Quadrettini rossi di cotone. Tra l'altro, un po' di anni fa, quando dipingevo, feci un quadro proprio che chiamai, lo feci in occasione di uno dei Pride, mi sembra, e misi tutte le Barbie, nude su una tela rosa fucsia. Disegnai queste Barbie, queste, presi queste e le misi tutte indipendentemente dal sesso come una grande famiglia, il titolo lo intitolai proprio We Are Family. Però adesso il quadro è coperto, nel senso che sopra ci ho intelato
una stoffa blu perché all'epoca non avevo il telo verde, quindi mi serviva una stoffa blu per fare gli sfondi che stesse bella tesa. Ragazzi, io le cose quando non le uso tendo a rielaborarle. Qui c'è questa camicia che non ricordo di chi fosse, in realtà. Non lo ricordo. Io credo che fosse di lei, questa con i pantaloni. Non so però se sta anche a Big Gym, perché io credo per un certo periodo di averla messa anche a Big Gym, ma mi sa proprio che era della Barbie, quella lì vecchia, anni 70. In condizioni pietose questa camicia tutta scucita, anche perché sono state lavate, rilavate. Povero Big Jim. Vedete, ovviamente non gli arriva. Solo che la metto a lui perché per quest'altra ho altri due vestitini. Uno non è mettibile, un altro invece si è salvato. E quindi pensavo di metterla. Vedete, sì, il pantalone, sono proprio pantaloni piccolini, piccolini, con un vitino assurdo. Si può provare a infilarli a Big Jim, ma erano della Barbie androgina. Proviamo a metterli a Big Jim. E c'era il bottoncino dietro, vedete qua, per chiuderli un po', vediamo se ci si riesce, anche questi tutti mangiati dalle tarme. Perché giustamente per quanto abbia la vita piccola, Vincenzo, insomma, la meglio gliel'ho messi. Adesso veniamo alla chicca del video. Questa è veramente una chicca. Come vi dicevo, siccome i vestitini costavano tantissimo e mia mamma sapeva lavorare ferri, mi aveva fatto dei vestitini. Questi sono due vestitini di lana fatti dalla mamma, che anche questi purtroppo sono mezzi mangiati dalle tarme, vedete qua. Hanno smanciucchiato il colletto, hanno staccato la nappina che è qua. Ci aveva fatto anche la nappina, vedete? Questo è quello un pochino più intero, mentre quest'altro, che era il mio preferito in realtà, guardate, bellina qui tutto il motivo, tipo che fa il quadretto, però è devastato dalle tarme. Adesso per farvelo vedere ci infilo dentro una mano. Guardate quanto ne hanno mangiato. Quindi dal davanti non si vede, ma dal dietro. Peccato perché effettivamente mi piaceva di più questo qua, eh. Comunque ve li faccio vedere come stavano. Si metteva sulle le braccia per infilarli. La testa, e questo era un vestito un po' grandino, eh? Questo è uno, e adesso andiamo a metterle l'altro che è un po' meno mangiato. Vediamo se ce la faccio ad infilarlo.
Può dire che le Barbie sono le uniche bambole con cui ho giocato, perché le altre bamboline, quelle dove si giocava a mamma, a me proprio non piacevano, non mi divertivano. Io ho sempre giocato con i giochi da maschio. All'epoca c'era la differenza, giochi da maschio, giochi da femmina. E io con le bamboline, quelle, la carrozzina, Cicciobello, non mi divertivo, quindi giocavo coi soldatini, con le pistoline. Si facevano, ci si divertiva a costruire gli archi, i carretti di legno. Si giocava a pallone alla settimana, insomma, si giocava in strada per lo più, eh. E poi quando ho cominciato ad essere un po' più grande, allora ho cominciato a giocare con le Barbie, perché venivano a trovarmi le amiche, magari, però ci giocavo da sola, eh. Ecco qua. Questo le sta un po' meglio e soprattutto è un po' meno rotto. Guardate che carino, eh? Adesso si compra tutto, tutto si compra adesso. E invece allora la mamma con i ferri mi faceva i vestitini per le Barbie. Bene, tesori, io spero che questo show and tell con Storytime vi abbia divertito, anche incuriosito, rilassato, e vi do appuntamento sempre qui su Rasule SMR per un altro video, e vi mando tanti 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 bacini. Alla prossima!